oggi inaugurazione della prima cassa di espansione trevigiana. È un ex cava di Riese Pio X e servirà a salvare la città di Castelfranco dalle alluvioni. Sentiamo. Novembre 2000, il Muson straripa e la parte sud di Castelfranco è sott'acqua. Ecco le immagini che raccontano la piena del fiume di 12 anni fa. Un fenomeno che si ripete regolarmente. I torrenti a monte si riempiono d'acqua a causa delle continue piogge e in poco tempo fanno tracimare il fiume che attraversa la città. La soluzione, dopo tanti anni di attesa, è arrivata oggi al taglio del nastro. Realizzare quelle opere che da 80 anni non venivano portate avanti, sono opere strutturali che garantiranno, appunto, oltre che la manutenzione, quelli che sono aspetti di una raccolta delle acque nei momenti di piena. Una cassa di espansione di 500.000 metri cubi, una fossa profonda 15 metri. L'opera verrà utilizzata anche per irrigare i campi in momenti di siccità. Un recupero di questo sito importante, io vorrei ricordare che negli anni 90 poteva essere una potenziale discarica, invece è diventato un progetto importante di laminazione visto anche i problemi idraulici dei territori. L'ex cava permetterà di chiudere completamente il torrente Brenton per 24 ore. Invasare in momenti di piena l'acqua del Brenton per mettere in sicurezza idraulica Castelfranco, ma non solo, anche i comuni di Resana, Loreggia, il Campo San Piero e quindi tutta l'alta padovana. 4 milioni la spesa del bacino antialluvione, finanziato completamente dalla regione. Ed ora la pagina dedicata agli alpini.